prima di partire incominciamo da, diciamo, i padroni di casa. Abbiamo iniziato da Lorenzo, organizzatore, insieme con Capezzera. Qui abbiamo un gruppo di appassionati, ma di auto un po' particolari, con qualche annetto, ma che sfilano alla grande. Felice Malano, presidente del gruppo di Melfi, delle Autostoriche. Non sono presidente, sono presidente... Ad onore, ma va bene. No, presidente scaduto, diciamo scaduto. Niente, ci hanno invitati e siamo stati ben lieti di partecipare. È una manifestazione molto, molto intrigante, molto bella. Con i nostri rappresentanti del Club Auto e Mototempo di Melfi siamo qui a testimoniare la passione e a dare un supporto anche visivo alla manifestazione organizzata magnificamente dall'amico Lorenzo Mosciucca. Massimo, è bello correre sulle strade di casa secondo le macchine non attrezzate per fare questo salto. È una passione, soprattutto è un primo maggio particolare, molto anche per promozionare la nostra bellissima Melfi, il nostro culto di Melfi. Certo, certo, è una bellissima iniziativa, noi siamo sempre presenti perché siamo degli appassionati, il nostro club è sicuramente un fiore all'occhiello di Melfi che grazie al nostro, diciamo, ex presidente, presidente scaduto, è nata questa passione con degli amici che stanno qui tutti con noi. Antonio De Marco, un altro di quelli appassionati che ha dato la spinta per mettere insieme questo gruppo, addirittura con la Jeep. Come si farà lo slalom con la Jeep? Diccelo un po' tu. Sarà dura, però proviamo a fare un qualcosa di diverso dalle solite macchine da corsa, anche perché mi ero impressionato di portare la X19, però per non detto vabbè, io devo combattere e combatterò con la Jeep militare. Posso essere un po' cattivo con lo sterzo versione Leoncino forse del 1940? Ci vedremo stasera. Ci vediamo ok, stasera. Faremo il commento. In bocca al lupo ragazzi a tutti quanti e ovviamente forza Melfi visto che siamo sulle strade nostre. Okay.